È il turno di Riccardo Fuochi. Riccardo Fuochi non ha bisogno di presentazioni, è un personaggio che nel settore dei trasporti e della logistica fa parte della storia italiana. Vabbè, ovviamente, oltre a posizioni importanti nella sua impresa di cui ci parlerà adesso direttamente, ma anche posizioni istituzionali importanti. Ovviamente, anzi da poco, è presidente dell'Associazione Italia Hong Kong, che è un aspetto importante, diciamo, in questo contesto. È vicepresidente di Sviluppo Cina, è consigliere dell'Assologistica, che è un altro dei nostri partner oggi, quindi a pieno titolo, ma soprattutto lo abbiamo chiamato perché la sua esperienza a Hong Kong e in Cina è estremamente importante, è proprio nel settore della logistica e proprio nel settore dei beni di lusso, quindi chi meglio di Riccardo ci può raccontare delle cose in questo settore. Quindi Riccardo, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Vi parlerò degli aspetti della logistica legata sia al e-commerce, ma soprattutto alla distribuzione dei beni di lusso in Cina. Innanzitutto, chi è Omlog? Omlog è la società di cui mi occupo da circa 15 anni. Da 10 anni abbiamo aperto un centro di distribuzione per i prodotti del Made in Italy a Hong Kong e poi abbiamo ampliato l'attività in Cina. Abbiamo uffici in Hong Kong, Shanghai, Pechino, Shenzhen, Italia ovviamente, una piccola unità in Svizzera. E infine un centro logistico a New York. In Cina abbiamo 350 persone e occupiamo circa 110.000 metri quadri di magazzini. A Hong Kong ne abbiamo 80.000, magazzini un po' diversi da quelli che siamo abituati a vedere qui in Italia o in altri paesi, Olanda, eccetera. Noi abbiamo 100.000 metri di magazzini su 22 piani, quindi potete capire le difficoltà di gestione delle attività logistiche dovendo lavorare così in verticale. Nonostante questo, noi movimentiamo circa 65 milioni di capi nel 2016, nel 2017 prevediamo di raggiungere i 70 milioni di capi. Okay. E abbiamo effettuato circa 70.000 consegne nel 2016. Quando parliamo di consegne a punti vendita o a grossisti, quindi non al privato. Offriamo tutta la gamma di servizi logistici, quindi dalle spedizioni internazionali agli aspetti di sdoganamento, gestione di magazzino, distribuzione e la gestione anche dei creative o dei visual merchandising, quindi assistenza logistica all'apertura di nuovi punti vendita o al cosiddetto cambio di vetrine. E abbiamo poi una sezione dedicata all'e-commerce, quindi fornendo servizi ad alto valore aggiunto legati appunto alla gestione dell'e-commerce. Il nostro network distributivo in Cina copre oltre 200 città e 1200 punti vendita. Abbiamo scritto cities, ma di fatto sono punti vendita. Ad esempio, consegniamo a 350 negozi del gruppo Inditex in tutta la Cina. Abbiamo un nostro sistema per la gestione dei trasporti. Offriamo assistenza ai servizi cross border da Hong Kong. Ecco, perché vedevo poco, poco chiaro, ma c'era una ragione. Non era il computer. Ecco, abbiamo ancora 70.000, appunto, ripetiamo, 70.000 consegne e distribuzione a 250 shopping malls. Abbiamo poi in nostre presenze in oltre 30 città in Cina a supporto delle attività di distribuzione e anche all'apertura dei negozi. Quindi
Questa è una panoramica dei nostri magazzini, abbiamo Shanghai 50.000 metri, nella zona franca di Shanghai a Waigaoqiao abbiamo circa 5.000 metri, abbiamo un centro distributivo di 20.000 metri a Pechino e un centro distributivo a Shenzhen di circa 8.000 metri. Quindi, abbiamo già detto prima, servizi che offriamo a Hong Kong. Ecco, questo per darvi un'idea è la nostra control room. Noi abbiamo un sistema che a tempo reale gestisce e fornisce i dati su tutte le attività del magazzino, quindi ogni singolo pezzo che esce dal magazzino viene evidenziato in grafici, statistiche, numeri, così come seguiamo a tempo reale tutte le attività di tracking delle spedizioni che escono dai nostri magazzini. Quindi abbiamo fatto dei grossi investimenti per quello che riguarda la parte IT e anche l'IT di gestione dei magazzini è stato sviluppato da una nostra software house interna. Siamo particolarmente specializzati, come avete visto da queste prime slide, nel settore della moda, abbigliamento, accessori e tutto quanto è connesso. Questo non impedisce che possiamo gestire anche logistica di prodotti diversi. Il panorama, diciamo, quali sono le situazioni per la vendita al dettaglio in Cina. Per quanto riguarda il retail tradizionale, il problema sono gli altissimi costi, soprattutto delle posizioni nei grossi shopping mall, nei grossi centri commerciali, hanno dei costi degli affitti che sono spaventosi, sia in Hong Kong ma anche in Cina. C'è una concentrazione di questi negozi nelle grosse città, dove il lusso si è fermato pesantemente, quindi Shanghai, Pechino, ma anche Chengdu, Shenyang, Hangzhou, Nanjing, per non parlare di Chongqing, Dalian e altre città, ed è molto più difficile però avere una presenza fisica nelle, chiamiamole, località minori. Guardiamo quanto è vasta la Cina, per cui possiamo capire che Zara l'ha fatto, Zara ha aperto già 350 negozi, ma sono un numero piccolo se consideriamo la vastità del territorio cinese. E devo anche dire che recentemente Zara ha chiuso uno dei negozi più grossi, quello di Chongqing, perché l'aumento dei numeri delle vendite su e-commerce ha fatto venire meno la necessità di avere negozi di dimensione così importanti. In Cina e Hong Kong i più grandi flagship store che ci siano al mondo. I developer stanno diventando in pratica, o meglio, stanno intervenendo pesantemente anche nell'attività del retail. Sono loro che decidono il posizionamento dei negozi all'interno dei shopping mall, spesso richiedono, oltre all'affitto, una percentuale sulle vendite e quindi incidono pesantemente sui costi del retail tradizionale. Questa slide indica un po' quali sono ormai i canali distributivi, quindi abbiamo il canale tradizionale che è il negozio più la vendita, che non esiste quasi più per corrispondenza, la vendita via e-commerce, a cui si aggiunge anche la vendita col mobile, che in Cina ormai è quella prevalente. Ormai sì, su WeChat non si fanno soltanto le chat, ma si fanno pagamenti, si può ordinare via e-commerce, eccetera, ed è il sistema più utilizzato dai cinesi per navigare in internet e acquistare via e-commerce. I negozi stanno diventando un po' dei centri delle specie di showroom, centri di esperienza per informare il cliente, il consumatore circa la qualità del prodotto e ovviamente attirare maggiormente la loro volontà di acquisto. Infatti dei negozi virtuali, tradizionali, diciamo di e-commerce, hanno iniziato ad aprire quelli sono chiamati
dei pop-up stores, che poi non sono altro che delle showroom in cui vengono presentati una certa gamma di prodotti, ma questo aumenta poi, potendo ovviamente valutare la qualità del prodotto stesso, le possibilità di vendita. E-commerce l'abbiamo accennato, e appunto in Cina ormai è il sistema che maggiormente si utilizza per fare acquisti. Alcuni numeri sull'e-commerce in Asia, li avrete già visti, probabilmente non sempre corrispondono, però le statistiche ci dicono che il 42% degli utilizzatori di internet vive in Asia, che nel 2016 sono state realizzate 855 billion di dollari di vendite via e-commerce, e che il 36% del B2C in Asia Pacific nel 2014 ha raggiunto il 36,5% è in Asia Pacific, e questo numero aumenterà al 39,7% nel 2016. Vediamo l'e-commerce in China. Abbiamo nel 2015 ci sono stati 415 milioni di shopper online, praticamente il 60% di tutti gli utilizzatori di internet nel paese. Di questi acquisti l'80% è stato fatto, come dicevo prima, con l'e-commerce, quindi via telefonino. Nel 2020 si prevedono 750 milioni di shoppers online. Le piattaforme Tmall e JD controllano rispettivamente il 57,7% e il 25,1% del mercato. Quindi c'è una grandissima concentrazione in questi due grossi player e pochissimo spazio ovviamente per gli operatori minori. Altri numeri, statistiche che vi potrete vedere poi con calma se vorrete avere la presentazione. Ecco, la percentuale dell'e-commerce rispetto alle vendite nei negozi rappresentava nel 2015 il 12,9%. Parliamo adesso degli aspetti pratici di come viene gestita la logistica e quali sono i flussi relativi all'e-commerce in Cina. Innanzitutto, la necessità principale è quella di trovare la piattaforma, diciamo, migliore, quindi Tmall, JD oppure un proprio sito web. A identificare il miglior provider logistico, sia per la parte logistica ma anche per il completo fulfillment, collegarsi con i diversi canali di vendita e essere informati sulle problematiche doganali che riguardano l'aspetto doganale e l'aspetto del CIQ, che è il controllo qualità. Dovete sapere che per importare dei prodotti di abbigliamento in Cina bisogna preventivamente far analizzare i campioni del tessuto, e quando la merce arriva poi, il prodotto finito arriva in Cina, vengono prelevati dei campioni e vengono confrontati con il tessuto che è stato analizzato in precedenza. E questo ovviamente comporta delle lungaggini, dei tempi di sdoganamento decisamente importanti, che influiscono ovviamente sulla velocità con cui le merci devono essere messe o nei negozi o nel centro logistico che poi le distribuisce via e-commerce. Un altro aspetto importantissimo è l'etichettatura che viene richiesta dai cinesi. Le norme sono estremamente rigide, sbagliare un'indicazione sull'etichetta può comportare o il blocco in dogana o anche il sequestro nei negozi. E vi sono stati casi anche clamorosi di grosse aziende che per un errore sono incorse in fortissime penalità o addirittura sono finite sui giornali come aziende, diciamo, non affidabili, ed è la parte, se vorrei, più negativa, se vogliamo, più negativa che può accadere a un importatore. E poi la gestione della
parte distributiva e la gestione dei resi, che nell'e-commerce è un elemento estremamente importante. Allora, vi sono diverse possibilità di vendere via e-commerce in Cina. La più semplice è utilizzare il sistema cross-border. Cross-border ha dei costi bassi per attivarlo, è fortemente influenzato dai media, e dal 2016, con le nuove norme che sono state promosse dal governo cinese, sta diventando sempre più popolare. Il problema però è che il quantitativo di ogni transazione, il valore di ogni transazione, può essere al massimo di 2.000 RMB per un massimo di 20.000 RMB per persona per anno. Quindi è estremamente limitativo. Quindi se uno vende pochi prodotti allo stesso cliente, benissimo. L'e-commerce, il cross-border consente di evitare le problematiche legate al CIQ, le problematiche legate all'etichettatura, di avere un addebito di tasse e di dazi doganali forfettizzato. Quindi è un sistema che effettivamente, per chi inizia e non vende dei grandissimi volumi, può diventare molto importante. Infatti il 17,3% delle vendite avviene già via cross-border. Sistema più tradizionale invece è quello di avere uno stock in Cina, quindi la merce viene spedita dal paese di origine, viene sdoganata, viene creato uno stock in un magazzino di logistica, lo sdoganamento avviene tramite una trading company, a meno che l'azienda abbia una sua organizzazione stabile registrata in Cina, altrimenti ci si rivolge a delle trading che hanno anche un po' il compito di effettuare un controllo dello stock giacente presso il magazzino di logistica e quindi di inviare ovviamente la situazione al brand che ha spedito il prodotto. Quindi c'è un doppio controllo sullo stock che rimane nel magazzino logistica. Il magazzino logistica effettua tutte le attività necessarie, quindi l'etichettatura, il pick and pack, la spedizione, ma si occupa anche della gestione dei resi, i quali, una volta che ritornano nel magazzino dell'operatore, non possono più essere rispediti all'estero. Le formalità sono talmente complicate che è quasi impossibile. Per cui l'operazione che viene effettuata è quella di controllare il capo, controllare l'oggetto, vedere se può essere rimesso nel ciclo distributivo oppure gestito con vendita stock o addirittura, come in molti casi, distrutto. Le procedure ovviamente sono quelle di, al momento dell'arrivo delle merci, pagare i dazi e l'IVA sul valore CIF, anche in questo caso bisogna tener conto delle procedure del CIQ che vi ho indicato prima. Queste sono altre, diciamo, indicazioni di quello che è necessario fare al momento dell'importazione. Diciamo che questo tipo di distribuzione viene accettato da tutte le piattaforme principali che operano in Cina. Qui abbiamo invece uno stock all'estero, okay, e la vendita via e-commerce. Questo caso è più complicato perché, non utilizzando le procedure cross-border, comunque ogni singola spedizione è soggetta a tutte le formalità doganali, quindi col rischio di avere le merci poi bloccate in dogana o comunque che il cliente si veda addebitato spese di dazi, spese di tasse che non si aspetta poi di ricevere. Attendo più avanti questo.
infatti c'è la possibilità di ispezioni relative al CAQ e una, direi una, uno svolgimento delle varie attività di fulfillment rallentate rispetto agli altri sistemi che stiamo vedendo. Anche in questo caso il resi, che nell'e-commerce tradizionalmente rappresentano il 20-30%, devono essere tenuti in Cina. Noi tra l'altro in Cina facciamo tutta la parte logistica legata all'e-commerce di Yux e di Net-a-Porter, per cui abbiamo, come dire, un'esperienza diretta anche circa il numero dei resi e l'utilizzo appunto del prodotto una volta che viene reso. Ecco. In questo caso il vantaggio è quello di avere uno stock non in Cina e quindi di potersi gestire, non dover pagare dei dazi in anticipo come succede nel caso in cui la merce venga stoccata in un magazzino, diciamo, interno in Cina. Un'altra variante è quella di spedire la merce in una zona franca. Allora, la merce rimane giacente in una zona franca in Cina, ma le procedure di importazione poi sono identiche alla prima. Il solo vantaggio è di avere la merce disponibile, quindi con una possibilità di consegna molto più rapida rispetto a quella dello stock overseas. Questo viene utilizzato da molte aziende, ma direi maggiormente per prodotti che vengono venduti in maniera tradizionale, non via e-commerce. Quindi si tiene la merce nel magazzino di zona franca e viene sdoganata soltanto una volta che viene messa in distribuzione al cliente finale. Sull'e-commerce in effetti è una, direi, un'operazione che non viene utilizzata molto, molto spesso. Quindi le condizioni poi duty e VAT vengono sul valore CIF. L'importatore in questo caso è una società commerciale che lavora per conto del brand e ovviamente il prodotto deve corrispondere alle norme locali, quindi il discorso etichettatura, qualità e tutto quanto. Ecco, una possibilità che è stata data recentemente per accelerare poi i tempi di consegna è di poter fare il CIQ prima di introdurre le merci nella zona franca. Quindi quantomeno si perde del tempo prima, ma poi quando si riceve l'ordine può essere spedito, direi, velocemente e senza altre formalità. Si possono consolidare gli ordini per l'importazione nella Cina. È stata data la facoltà, non in tutte le zone ma in alcune zone franche, di raggruppare lo stoganamento ed effettuarlo ogni 15 giorni. Quindi la merce esce in diversi momenti, diverse spedizioni, e ogni 15 giorni si presenta la dichiarazione doganale. Questo è un grosso vantaggio perché sia a livello di costi che a livello di velocità, diciamo, di consegna accelera di molto la distribuzione delle merci. In questo caso il fulfillment dell'ordine è molto più veloce che nello stock in Cina, e anche questo è accettato da tutte le piattaforme. Questo ti molla diciamo il sistema che viene usato. Ecco qui, come vedete, diciamo a destra del grafico, entra un nuovo soggetto, che è la TP Company. La TP Company è un'entità che fa da connettore tra le grosse piattaforme e l'azienda che vuole vendere via e-commerce. In effetti il Tmall, il JD non si interfacciano con tutti. Loro hanno degli interfacce e dei collegamenti con queste TP Company che fanno un po' un lavoro di filtro rispetto appunto alle aziende che poi verranno
messe sul marketplace di Tmall. Adesso passiamo ad un'altra slide, perché questa non descrive bene il concetto delle TP company. Altra slide, il cross border e-commerce via Tmall. Questo è il sistema che direi è il più semplice per vendere via e-commerce. Quindi sempre con l'ausilio della TP Company che collega i sistemi informatici e la piattaforma di Tmall, si può vendere via cross border in Cina. E questo è quello che si utilizza normalmente quando lo stock è in Hong Kong, questo perché c'è una maggior velocità di arrivo della merce rispetto alla spedizione overseas, o anche quando la merce è stoccata in una zona franca. Ed è, ripeto, il sistema che viene utilizzato ormai maggiormente. Quindi sì, la limitazione è sempre quella che vi dicevo, però dei 2.000 RMB o 20.000 RMB per anno. E c'è una tassa fissa del 12%. Questo è un grosso vantaggio perché i dazi doganali sono molto più elevati, per cui si può arrivare a un 25-30% del valore della merce rispetto a un 12% flat che si ottiene con il cross border e-commerce. Andiamo avanti. Ecco, qui è un po' come vengono suddivise le varie attività relative all'e-commerce. Quindi da una parte vediamo le attività svolte dalla TP Company. Sono le più varie, perché la ricerca e il collegamento con il marketplace, lo sviluppo del sito web del brand, la gestione del negozio online, la gestione dell'ordine, il customer service, il digital marketing e ovviamente l'e-commerce website. Dall'altra parte invece è quello che fa l'operatore logistico. A volte le TP company hanno anche un'attività di logistica, nella maggior parte dei casi comunque la logistica viene gestita da operatori esterni, come nel nostro caso. Quindi noi operiamo, facciamo il fulfillment dell'ordine o nel bonded warehouse o gestiamo gli aspetti delle consolidazioni, quindi questo raggruppamento di spedizione e stoccamento ogni 15 giorni quando la merce esce dal bonded warehouse, la parte trasporto internazionale, la parte distributiva. In genere facciamo accordi con i courier locali perché il livello ormai distributivo che hanno queste grossissime organizzazioni di courier è tale che di fatto non si può evitare di distribuire se non tramite loro, e poi ci occupiamo laddove necessario della parte CFU e della parte doganale. Quindi l'insieme di questi servizi dà modo di poter vendere appunto sulle varie piattaforme Tmall, JD o altre. L'ho detto prima, siamo specializzati nella gestione dei magazzini relativi ai prodotti della moda. I servizi e-commerce li offriamo a Shanghai, Pechino e Zhengzhou. Ci occupiamo della parte di gestione della compliance relativa alle attività di retail in Cina, in particolare appunto del discorso legato alle etichettature e a tutte le norme che regolano l'emissione e il consumo delle merci, e diamo una serie di servizi a valore aggiunto utilizzando il nostro sistema IT. Abbiamo circa 400 persone specializzate nella gestione logistica del fashion. Queste slide mostrano appunto parte delle attività a valore aggiunto, quindi
la gestione dell'imballaggio secondo le richieste del cliente. Abbiamo i sistemi che sono interfacciati con il cliente e le piattaforme online, tramite ovviamente le TP Company, la gestione degli stock, la gestione delle allocation, quindi degli ordini con le priorità di gestione, e il reverse e-commerce che riguarda appunto i resi ed il controllo qualità, perché la parte importante del reso è fare un controllo qualità appunto per determinare se il prodotto può essere messo in ciclo, appunto, come dicevo prima, o andare a stock oppure venire distrutto. Poi ovviamente personalizziamo la spedizione con le cartoline di auguri, addirittura in Italia arriviamo alla personalizzazione, quindi abbiamo una attività di ricamo autorizzati ovviamente dai brand, nell'esempio può essere Ralph Lauren, che se uno vuole il cavallino più grande o più piccolo, ovviamente secondo gli standard della Ralph Lauren, noi personalizziamo il capo e possiamo poi fare il pacchetto regalo, mettiamo la cartolina di auguri, se è il compleanno, eccetera. Addirittura adesso non è un vero e proprio e-commerce, ma per alcuni clienti importanti gestiamo tutta la regalistica. Ci sono dei grossi clienti, dei grossi brand nel mondo dell'alta gioielleria che hanno l'abitudine di fare dei regali ai maggiori clienti, regali che variano a livello di prodotti, dallo champagne al portafoglio, al prodotto alimentare, prodotti più vari, e lì noi diamo un'assistenza lasciando la parte fisica distributiva ai curi, ma seguiamo tutti gli aspetti doganali. Una problematica che ci si pone spesso, sembra banale, ma i negozi, diciamo, locali raccolgono gli indirizzi secondo la lingua del posto, quindi noi abbiamo un database di indirizzi in cinese, in coreano, in giapponese, quindi dobbiamo occuparci della traduzione, del controllo dell'indirizzo che sia quello effettivo e di far sì che la spedizione delle due bottiglie di champagne arrivi a casa del cliente non il giorno dell'onomastico, ma in quello del compleanno in cui doveva appunto arrivare il regalo. Ecco, questo per dirvi è un po' la base della nostra clientela. Quindi abbiamo avuto, direi, nel corso degli anni il conforto di poter lavorare per una grossa parte di brand italiani che hanno preferito lavorare con un'azienda italiana rispetto a dei grossi provider logistici locali, e questo l'abbiamo apprezzato moltissimo, ma anche per loro è stato molto più facile nella fase soprattutto di inizio, nella fase di interfaccia con i sistemi informatici e anche nella gestione, nell'assistenza che possiamo dare ai vari collegamenti e anche a livello informativo sui cambiamenti delle norme, su tutte quelle che possono essere appunto le problematiche legate alla distribuzione dei prodotti in Cina. E questo è un po' tutto. Grazie. Grazie Riccardo, come vedete siamo andati finalmente, quello che ci teniamo di più è che si andasse veramente nelle operazioni materiali, fisiche, di come si muove la merce, di cosa fare. Ovviamente il nostro intento era, da una parte, la testimonianza di Benjamin, che è stata importante dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista del governo di Hong Kong, quindi in quanto a servizi. Qual è il nostro scopo? Lo scopo di Invest Hong Kong ovviamente è quello di far capire alle aziende italiane l'importanza di spostarsi più possibile vicino al mercato, quindi che può essere in Cina, Hong Kong è Cina, ma è una Cina con certi privilegi, abbiamo visto, fiscali, doganali e di libertà economica e imprenditoriale. Quindi questo è lo scopo nostro, ma l'altro scopo più importante è quello di dare degli esempi pratici. Basta dire la Cina 1,5 miliardi di consumatori, ma piuttosto
come fare in termini pratici. Qui nella sala abbiamo un mix di aziende del settore logistico o di aziende che invece sono effettivi esportatori, quindi per ognuno prego soprattutto di fare mente locale su quale possa essere il proprio coinvolgimento potenziale in futuro o in passato, ma lo scopo è soprattutto il futuro. E soprattutto ci terrei molto che ognuno di voi si preparasse delle domande, perché secondo me, come sempre in questi incontri, non può e non dovrebbe essere un one way, no? Noi che diamo dei messaggi e la platea che ascolta e pensa dentro di sé, ma invece al contrario, io spero molto che molti di voi abbiano delle domande, delle curiosità, e che possibilmente le condividano, perché le domande che avete voi sono quelle più effettivamente, no? Quelle che portano più l'argomento sugli aspetti pratici. Perché noi cerchiamo di essere pratici, sicuramente le testimonianze che abbiamo avuto finora non sono state, e però sarà ancora più pratico nel momento in cui voi ci chiedete: sì, ma io domani che devo fare? Voglio dire, ecco, questa è la cosa più importante. Ora abbiamo una testimonianza che dovrebbe essere forse la più ad hoc, no? La più mirata, immagino, no? Enrico Danese si presenterà da solo e, come avete visto, Assologistica era uno dei nostri partner proprio perché abbiamo voluto puntare molto sugli aspetti logistici più che non quelli commerciali. E Enrico Danese, appunto, si descrive da solo, Head of Digital, quindi l'area digitale, diciamo, di un'azienda specifica dell'e-commerce che si chiama E1. Io direi di venire qui al...